queste persone che hanno bisogno, ed è una grande gratificazione questo. Sicuramente. A volte ci sono sicuramente dei casi dove non riusciamo a poter dare essere... meglio di pieno successo sul... Sì. Però facciamo sempre l'impossibile, e proprio per questo, quello che dicevamo prima, siamo il corpo più amato degli italiani, più stimato. Sì, è così, è così. Davide asserisce assolutamente. Parlavamo di, appunto, proprio della pratica burocratica per diventare vigili del fuoco, cioè un concorso. Sì, c'è un concorso, ci sono dei requisiti particolari, chi può diventare vigili del fuoco e chi magari ha delle restrizioni particolari? No, i ragazzi giovani dai 18 ai 30 anni, credo, sì, possono fare il concorso. Siamo ampiamente fuori, sì, Annuzzo. Sì. Voi forse, siamo voi forse sì, ma comunque devono superare delle prove scritte, e poi una prova ginnica molto selettiva, dura. Molto dura, negli anni è diventata sempre più dura, sì, che però i ragazzi, a dire la verità, si stanno preparando, molti riescono a superarlo brillantemente, riescono ad entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo detto e sappiamo che è un lavoro che sicuramente necessita di passione, come dovrebbe essere per tutti i lavori, però a me piace definirla una missione. Per me la vedo un po' come una missione, perché bisogna andare avanti, magari facendo contrastare le diverse emozioni, così come ci hai spiegato tu prima, la razionalità e le emozioni, e comunque fare il proprio lavoro. Vigili del Fuoco, si nasce o si diventa? Vigili del Fuoco si diventa, però è qualcosa che ti nasce da dentro. Io per esempio sono figlio d'arte, mio padre era un vigile del fuoco, trascorso circa 40 anni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e ho appreso da lui questa passione. Era il mio sogno, ho lottato, ci sono riuscito, e per questo sono contento. Sono circa 34 anni che sono nel Corpo Nazionale e do sempre il massimo per poter aiutare le persone e per poter svolgere la mia professione sempre al meglio. Sicuramente, quindi sei cresciuto con questa divisa, sì, prima vedendola indossata e poi indossandola. Per voi com'è stato il percorso? Per me, io ho fatto appunto proprio il concorso, ho partecipato a un concorso pubblico. Ma ce l'avevi proprio dentro questa Inizialmente l'ho fatto un po' come facevo tutti gli altri concorsi, poi man mano, già durante il corso di formazione, mi sono incominciato ad appassionare, ho cominciato a sentire storie, racconti di chi era già nel Corpo Nazionale che lavorava, e quindi questa passione, questa emozione, perché comunque è un'emozione questo lavoro, mi è venuto sempre più forte, e oggi, diciamo, sono contento di essere un vigile del fuoco. Da quanto tempo sei? Da 30 anni circa. 30 sì. Anni. Raccontaci la tua storia, allora, che sicuramente è legata a Sasha. Ma anche prima, anche perché prima. Diciamo, la passione è venuta dopo il terremoto, durante, sì, il terremoto. E un periodo che ci ha messo tutti, sì, alla prova. Mi sono trovato fuori casa per 2 giorni, quindi dovevo rientrare a casa, e ho visto un po' di tutte. Da loro ho visto persone che aiutavano, non c'era nessuno che aiutava, gente che gridava, quindi da allora, diciamo, è stata un input in più per addentrarmi molto, per aiutare le persone. Poi sono stato fortunato perché ho fatto il primo concorso, è andato bene, nei Vigili del Fuoco, ho fatto il discontinuo per qualche anno, ho provato a fare l'ausiliario, poi c'era allora, c'era il vecchio congedo illimitato che non potevamo farlo perché eravamo terremotati, quindi non ebbi la fortuna di fare l'ausiliare. Poi sono entrato a fare il discontinuo, poi man mano ho fatto il corso, e quindi ho avuto la soddisfazione e la gioia di entrare nel Corpo Nazionale. Poi ho provato con Sasha. Appunto, Sasha, come è arrivata nella tua vita? Con Sasha, Sasha è stata una scommessa con un vecchio comandante. Vogliamo raccontare un po' chi è Sasha, visto che non la vedono? Sasha, che è razza è? È un labrador nero. Nerissimo, perché si vedono solo gli occhi e i denti. Infatti è una guerra ogni qua volte che dobbiamo lavorare in superficie, perché comunque lavorano da soli, quindi non hanno guinzaglio, non hanno pettorina, perché le pettorine ostacolano. Sì. Cioè, praticamente, se devono andare sotto le macerie o devono lavorare in campagna oppure in montagna, allora vengono private della loro libertà, quindi sì, possono rimanere anche incastrate. Allora lavorano da sole. E quando parte, la vedi partire, poi non la vedi più, un po' di tensione ce l'hai, poi vedi che lavora sopra le macerie, lontano da te, perché noi, quando lavorano i cani sopra le macerie, lavorano da soli,
cioè sopra distanti da noi. Distanti. Magari li se trovano, di vista. Sì, sì, ma li vediamo, qualche volta li vediamo. Ad Amatrice lei ha lavorato sopra un convento, praticamente stava a 60-70 metri da me. E quindi vedevo ogni tanto vedevo qualcosa che si muoveva, perché era di, comunque era di sera. Sì. Sentivamo abbaiare con le luci, magari puntavamo dove abbaiava e là poi si ritrovava qualcosa o qualche persona sepolta. Diciamo che proprio Sasha è un cane pompiere. Sì, tutti gli effetti. Come diventa cane pompiere un cane? Allora bisogna vedere prima le attitudini del cane. Tutte le razze possono diventarlo? Alcune razze, cioè media taglia soprattutto, perché quelli di grossa taglia non vanno bene perché sono troppo pesanti. Mm. Immagino un cane o un San Bernardo sopra le macerie, se no. Sono delicate, sono fragili, certo. Ci cade pure lui giù. Allora scegliamo i cani di taglia media, come Labrador, qualche pastore tedesco. Adesso ci stiamo evolvendo, stiamo usando anche i pastori belga Malinois, che usano molto la polizia come attacco, come antidroga. Ci stiamo trovando Sasha bene. Sasha è con voi da 8 anni, da sempre, anni, è nata con voi. Sì, aveva 3 mesi quando sono andato a prenderlo. Ma era la prima esperienza per il vostro comando? Sì, sì. Sono stato io il primo, abbiamo provato a fare questa scommessa, fortunatamente l'ho vinta perché lei è stata bravissima. Un po' del mio c'è stato, ma molto più del suo. Quindi già aveva delle doti innate, quindi aveva già la voglia di lavorare. Cose difficili per gli uomini, mentre per lei era tutto semplice. Era predisposta. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto un anno di corso tra Avellino, Campobasso, e poi gli esami finali li abbiamo fatti a Volpiano, la scuola, diciamo, dei cinofili a Torino. Ha superato brillantemente. Brava Sasha. Con 100 su 100. Fra un po' ti mostrerò. Ma torna a casa anche quando va lei oppure rimane in casella? No, assolutamente Sasha sta con me. Non sta. Quando lavoro io lavoro a lei, lei sta a casa, ormai fa parte della famiglia. Come decidete le ferie? Io e lei? Sì. Quando vado io va pure lei. Un giorno si ribellerà. Non credo, perché il servizio cinofilo per esempio in campo regionale è coperto, oggi per esempio lui sta in ferie, è coperto dal cinofilo del comando di Benevento, se volentieri nella nostra provincia capita soprattutto periodo di funghi, periodo autunnale, che qualche persona va a cercare i funghi e si perda, quindi Sasha con un altro nostro nucleo, il TAS di topografia applicata a soccorso, vengono mappate il territorio e Sasha insieme alle squadre terrestri nostre fa la ricerca di queste persone disperse, spesso e volentieri le ritrova, a volte con successo, a volte purtroppo è capitato pure di trovare persone decedute, però anche questo. È un servizio che viene coperto su tutto il territorio nazionale. È un'altra garanzia che ci offre il comando dei Vigili del Fuoco. Io vorrei farvi una richiesta, siccome ci stanno ascoltando e guardando tante persone, se vogliamo salutare un attimino questi bambini che so che hanno una passione innata per i Vigili del Fuoco e che hanno deciso di comprare la divisa nostra, italiana. Quindi vogliamo salutare Liam, Kevin, Elia, salutiamo Gabriele che è qui, Cristiano e Giordana, salutiamo. Ciao ragazzi. E tutti i bambini che amano i Vigili del Fuoco, loro sì. Ci hanno invitato, giusto? E andremo in caserma. Quando volete. Sì. No, io vengo volentieri, in questa caserma vengo volentieri. E soprattutto spontaneamente. In questa caserma. Ma poi le caserme dei Vigili del Fuoco sono sempre aperte. C'è da dire una cosa, che noi dedichiamo molto tempo ai bambini, tra cui un progetto Infanzia Sicura che portiamo da diversi anni insieme a Sasha, insieme ai colleghi del comando di Avellino, un po' in tutta Italia, dove facciamo delle lezioni in tutte le scuole primarie e anche dell'infanzia per insegnare ai bimbi come comportarsi in caso di pericolo, sia in presenza di eventi che possono essere alluvionali, terremoti, sì. Cose del genere, in presenza di incendi, come comportarsi in caso di pericolo sia nell'ambito scolastico che nell'ambito familiare. E poi insieme al personale in quiescenza e in pensione ci sta una parte
si dice che il vigile del fuoco è il vigile del fuoco per tutta la vita. Non va mai in pensione. Quando va in pensione si iscrivono all'Associazione Nazionale del Corpo e loro presentano un Pompieropoli, che è un percorso ludico formativo per tutti quanti i bambini. Bello. E spesso e volentieri portiamo in giro per i comuni dell'Irpinia, dove i piccoli pompieri per un giorno si cimentano nello spegnimento di un vero incendio, nel salvataggio di un bambino in una casetta in fiamme, di un gattino sopra un albero salendo la scala, passando dei percorsi un poco pericolosi, però che li accompagniamo noi, e quindi si divertono tantissimo. Infatti a volte ci sono dei bambini che lo vogliono ripetere anche più di una volta, e quindi noi dedichiamo molto molto tempo del nostro tempo libero anche per i più piccoli, ed è anche per questo che amiamo i vigili del fuoco. Bene, dovremmo portarlo anche sui nostri territori. L'abbiamo fatto, Grotta, si fa Grotta Minarda, spesso Melito lo dobbiamo fare, Melito che io sappia no, però distaccamento di Grotta Minarda basta fare la richiesta, basta. Al comando e faremo questa richiesta, sì. Pure a Taurasi dobbiamo fare. A Taurasi, sì. No, a Taurasi sì, anche a Taurasi. No, io sono cresciuto con i pompieri per un semplice motivo, piacevano i pompieri, perché quando ero bambino che dovevo andare a comprare le scarpe, allora io dicevo c'ho 39 e mia nonna mi diceva sempre tu la rossa puoi fare il pompiere. Perché sta cosa che dice chi ha il piede grande può fare il pompiere. Io, no, io non la sapevo questa io cosa, l'ho capito a 30 anni che serviva per spegnere il fuoco. Ah, io non ho capito nemmeno a 42. Bene, dobbiamo andare in musica e poi torniamo a parlare un po' di questo nucleo, di questo nucleo che è un po' una famiglia. Sì. Forse togliamo un po' e poi descriviamo quello che fate, quello che vi unisce al di là della passione. È una canzone dedicata a tutti coloro che in questo mondo hanno lasciato grandi esempi da seguire. È dedicata alle persone che amiamo e dalle quali non ci sarà mai separazione. Era il 1998, dall'album Una storia da raccontare, I Nomadi. Abbiamo qualche problemino? Sì? Vogliamo vedere se Sasha nel frattempo ci fa un saluto? Ci siamo? A voi I Nomadi. Ti regalo le mie scarpe, sono nuove. Prendi anche qualche libro, può servire. Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei. Ti manderò a dire goodbye. Giacca ti sta bene, ti lascio una valigia da riempire, ti lascio anche il mio numero perché non si sa mai, ti lascio una parola, goodbye, goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori, è una fantasia piena di errori. E andare contro il vento non è difficile, lo sai, lo è. Senza un saluto, casomai. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Saprò alzarmi in volo
goodbye. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye, my friend. Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori.